La Lega, primo partito in Abruzzo che regione esprime 4 assessori e 10 consiglieri, chiede agli alleati di governo di individuare le 5 priorità sulle quali lavorare insieme e punta alle prossime elezioni amministrative al Comune di Pescara ad esprimere il candidato sindaco del centrodestra. E quanto ha detto oggi il segretario regionale Giuseppe Bellachioma, che guiderà anche la neonata Lega Abruzzo Salvini Premier, incontrando la stampa a San Giovanni Teatino insieme al parlamentare abruzzese Luigi Deramo, ai neo assessori e consiglieri regionali che avranno come capogruppo Pietro Quaresimale. Ho detto che secondo me in Abruzzo vanno trovate 4-5 provvedimenti immediati, strategici per quello che riguarda la sanità, il lavoro, il turismo, l'agricoltura, le attività produttive, sono punti nevralgici. In Abruzzo va creato lavoro, il lavoro si crea soltanto creando i presupposti affinché il lavoro possa essere dato, ci vuole il buon senso e la buona volontà di tutti. Ribadisco, confermo quello che Matteo ha detto l'11 di febbraio all'Aquila: il prossimo sindaco di Pescara sarà un sindaco della Lega. Tengo molto a Giulianova perché comunque è una cittadina che ha dimostrato veramente di amare la Lega, di dare un grande riscontro. Tengo anche a Montesilvano, non si può avere tutto, cercheremo di avere ciò che è possibile, ma anche di mettere in campo una proposta credibile, una proposta politica credibile e soprattutto ad hoc rispetto a quei territori, a quei paesi e alla gente che li rappresenta. Trasparenza è la parola d'ordine della neonata Lega Abruzzo Salvini Premier. Avremo uno statuto, avremo delle regole, le porte sono aperte, questo partito non si chiude, anzi da qui in avanti questa famiglia tende a crescere. L'importante, come ho detto prima, che chi viene della Lega sappia che la Lega non è un carro in cui si sale, ma è un carro che si spinge.